السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questo nuovo video di Pillole di Ramadan. Oggi, inshallah, parleremo di come Rasul sallallahu alaihi wasallam si relazionava con la sua famiglia. Anticipato precedentemente, oggi parleremo di come Rasul sallallahu alaihi wasallam si relazionava con la sua famiglia. Il profeta Muhammad ha istituito principi basati sul Corano per creare un ordine nella vita sociale. Per esempio, la fratellanza di tutti i musulmani, l'aiutarsi a vicenda e la solidarietà tra le persone. Tutti questi principi servono per formare una società pacifica. Infatti, la vita familiare del nostro profeta era basata su questi principi. La famiglia e parenti hanno un'importanza molto speciale, infatti questa relazione può essere formulata come una relazione con il suo Ahlul Bayt, popolo della casa. Questa espressione è riferita alle mogli, ai figli, in senso ampio a tutti i suoi discendenti musulmani. Il suo matrimonio con Khadija, radiallahu anha, ci presenta un esempio di onestà e lealtà. I suoi altri matrimoni fanno emergere una ricca varietà dei suoi atteggiamenti nei confronti delle sue diverse mogli. Quando gli fu chiesto chi fosse il più caro a lui, egli rispose: Aisha tra le donne e suo padre tra gli uomini. Questa è una chiara dimostrazione del suo amore e rispetto per la famiglia. Gran parte di questa educazione possiamo vederla nella relazione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e i suoi figli. Li ha educati secondo i principi islamici e ha continuato a cercarli anche dopo i loro matrimoni. Non solo si è preso cura dei loro beni materiali, ma anche dei loro bisogni spirituali. E quando si trattava di questo non faceva alcuna distinzione tra i suoi figli e i suoi figliastri. Anzi, li trattava con lo stesso amore e compassione e attirava la loro attenzione su tutto ciò che fosse necessario per la loro educazione. Grazie della cortese attenzione, wassalamu alaikum.